due giorni immersi nel turismo del futuro. La stazione Leopolda di Firenze ha ospitato l'edizione numero 15 di BTO, B-Travel on Life. L'evento, promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, si è confermato il più importante evento italiano dedicato alle connessioni tra turismo e tecnologia. Veramente un'occasione unica per le nostre imprese, perché la BTO si indirizza alle imprese per fare un confronto, una riflessione, un approfondimento culturale. Io vorrei anche ricordare che il turismo è una risorsa fondamentale per la nostra regione, oltre 45.000 le imprese della filiera allargata del turismo che danno lavoro a 140.000 addetti, e questa, ripeto, è un'occasione unica e irripetibile di approfondimento, di networking, di scambio di esperienze per un comparto così fondamentale per l'economia della Toscana e dell'Italia. L'edizione 2023 è stata dedicata al rapporto tra uomo e intelligenza artificiale. È un'edizione che si connota anche per una forte vocazione internazionale, sono circa 50 i relatori che vengono da tutto il mondo, a parte l'Ucraina che per la prima volta viene in Italia, la direttrice dell'ente del turismo, abbiamo paesi del Golfo Arabico, Israele, Cina, India, grandi città europee, ognuno a raccontare un po' la loro esperienza e il loro modo di affrontare il tema dell'innovazione. È un tema su cui non si deve avere paura, così come ci ha insegnato la cinematografia o la letteratura, per cui presto l'intelligenza artificiale soppianterà quella umana. Non è questo la paura, le aziende se ne sono già accorte, gli operatori si sono già accorti di quali possono essere le utilità per gli addetti ai lavori. Moltissime aziende stanno cominciando già a inserire all'interno dei propri sistemi, delle proprie piattaforme digitali, chatbot oppure strumenti di intelligenza artificiale. Spazio anche al consueto focus sui numeri del turismo, quelli dell'anno in corso e quelli sulle prospettive per il 2024. La Camera di Commercio ha attivato uno sportello informativo gestito dalla propria azienda speciale Promo Firenze sulle misure di aiuto disponibili al momento per le imprese alluvionate dell'area metropolitana fiorentina. È possibile contattare i numeri in orario d'ufficio 055 26 71 626, 055 26 71 617, oppure scrivere a finanza@promofirenze.it. Per informazioni è possibile visitare anche il link dedicato del sito, oppure cliccare sul QR code. Mercoledì 29 novembre, alle 9.30, nell'auditorium della Camera di Commercio di Firenze, si terrà un seminario rivolto alle imprese esportatrici che vogliono espandere il proprio business all'estero, con la presenza di funzionari di ICE, SACE e SIMEST. Verranno illustrate agevolazioni, servizi e finanziamenti per sostenere le imprese che vogliono sbarcare sui mercati esteri. Nell'occasione sarà riservato un question time sulle misure attualmente disponibili a favore delle imprese toscane vittime dei recenti eventi alluvionali. Per info e iscrizioni visita la pagina dedicata del sito, oppure clicca sul QR code. La Camera di Commercio informa anche che dal 15 dicembre prossimo gli uffici decentrati di Empoli e Borgo San Lorenzo osserveranno un nuovo orario al pubblico. Iscriviti alla mailing list della Camera di Commercio di Firenze. Informazioni utili alla tua attività, iniziative e servizi ed ogni 15 giorni. La newsletter Camera News direttamente nella mail.